Buonasera a tutti, benvenuti a Lazio Live TV News, trasmissione che va in onda da lunedì al sabato alle ore 21.30. Vi ricordo che Lazio Live TV è anche sui canali social Facebook, Instagram e Twitter, sui portali video YouTube e Twitch. Andiamo a leggere queste notizie. Una non bella: da un controllo di routine emerge un problema di salute per l'ex bianco celeste Lucas Leiva. Tutto questo nasce da un semplice controllo di routine di cui periodicamente i calciatori devono sottoporsi per avere l'idoneità all'attività agonistica. La società del gremio lascia questa dichiarazione dicendo che eh, diciamo Lucas Leiva presenta dopo un esame di routine un quadro alterato del ritmo cardiaco, di conseguenza è stato tenuto lontano dall'attività fisica fino a quando non si concluderanno gli altri esami complementari. Buona guarigione veramente grande Lucas Leiva perché eh, ci vuole Grande giocatore, grande uomo. Andiamo a leggere le altre notizie per quanto riguarda Lazio Live TV eh, News. Luis Alberto, la convivenza con eh, Sarri. Andiamo a leggere l'articolo. Migliore in campo a pari merito con Felipe Anderson. E sicuramente è proprio lui, Luis Alberto. Il mago ha fornito una prestazione a tutto campo fatta di recuperi difensive e di belle giocate. E, mh, mister Sari sicuramente si congratula con lui dopo la fine della partita, che lo ha visto anche indossare la fascia di capitano. È chiaro che ci dovrà essere una convivenza fra il mister e il calciatore. Calciatore che, quando eh, veramente, ragazzi sta in forma eh, è un giocatore che fa la differenza. Fa la differenza perché comunque sia è un fuoriclasse. Andiamo a vedere un'altra notizia di calciomercato. Raul Moro può lasciare la B, lo vogliono in Spagna. Andiamo a leggere: la Lazio lavora continuamente anche per quanto riguarda le uscite. Raul Moro in prestito alla Ternana, non è per niente soddisfatto dei 280 minuti giocati finora sembra esserci un forte interesse però dell'Almeria che attualmente occupa la quattordicesima posizione in Liga beh è chiaro che Raul Moro non rientrando nei piani anche di Sarri dovrà trovarsi e accasarsi nella società visto che con la Ternana sta fallendo. Provedel non ha brillato che succede al numero uno Biancoceleste per quanto riguarda la partita l'amichevole contro il Gatarasai andiamo a leggere il numero uno Bianco Celeste è apparso incerto fra i pali in qualche occasione anche se ha fatto un paio di parate salva risultato. Con la costruzione dal basso non ha certo brillato mettendo i compagni in difficoltà su alcuni passaggi un po' azzardati, ma è innegabile che ieri non ha fornito una delle sue migliori prestazioni, probabilmente tutto è dovuto alla grande mole di lavoro. Svolta finora. Beh ragazzi, qui bisogna dire anche che il calciatore, come tutto il resto, tutta la squadra, sta facendo un duro, un duro ritiro in Turchia, un duro allenamento che veramente a volte può lasciare qualche strascico, però credo che Provedel è indiscutibile il suo ruolo per il momento nella Lazio. Andiamo a leggere un'intervista invece di, di Sarri che è rimasto contento e sorpreso. Andiamo a leggere la Lazio Lail Style alla Lazio Style Radio. Vediamo che cosa ha eh, parlato anche della sfida con il Galatasaray Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra molto tecnica e per essere la prima gara, dopo un periodo eh, così lungo senza attività agonistica, abbiamo fatto bene. La sensazione è che il lavoro è stato fatto sia eh, per confermarci e anche eh, per, sicuramente per arrivare al meglio e per conquistare poi l'obiettivo che vuole la Lazio. Andiamo a vedere il, il lavoro svolto, secondo lui, il bilancio. Prima di tutto devo dire grazie eh, ai ragazzi che hanno fatto dieci giorni a Formello con tante doppie sedute e le hanno affrontate eh, con un livello di entusiasmo e di partecipazione che sicuramente hanno trascinato anche lo staff. Raramente avevo visto una squadra allenarsi a questi livelli. Beh, meno male perché siamo un pochino tutti contenti. E per quanto riguarda invece Vesino e Milinkovic, Vesino è tornato dal mondiale moralmente deluso, Milinkovic invece ha un problema alla caviglia che lo sta costringendo a lavorare poco. Quindi la priorità in questo momento è metterlo nelle condizioni di lavorare. Vediamo diciamo quanti giorni serviranno a Milinkovic per poter poi recuperare. American Football, Lazio vittoria sorprendente, qui parliamo della nostra polisportiva e questa volta con l'American Football eh, eliminati i Simola dalla Coppa Italia Andiamo a leggere. Nell'ultima gara del girone di Coppa Italia, gli avversari dei Ravens Imola non si sono presentati sul campo di biancocelesti e hanno vinto a tavolino. Le Aquili, dopo questa ultima vittoria 8-0, passano in battuto il turno a gironi di coppa ed accedono alla semifinale. Nella prossima gara la vedremo contro il Seiman Milano. Auguri a questa eh, polisportiva. E per ultimo, per quanto riguarda il calciomercato ancora e poi vi lascio sicuramente al mondiale con la partita che si sta svolgendo in questo momento fra eh, Francia e eh, Turchia calcio mercato, la Lazio guarda in casa del Marocco pensate un po', ecco l'indestizione piace Sabiri della Sampdoria andiamo a leggere eh, tra i nomi a cui pensa il club biancocelesti in caso di partenza del Mago, chiaramente secondo quanto riporta il portale tutto mercato web c'è Adelhamid Sabiri, impegnato ai mondiali in Qatar con il sorprendente Marocco. Sabiri, già in passato, fu accostato alla maglia della Lazio nel 2020, ma il trasferimento saltò per il rifiuto del calciatore di trasferirsi in prestito alla Salernitana. Su Sabiri, bisogna comunque registrare anche l'interesse della Fiorentina, che ha già avanzato una proposta alla Sampdoria. Si parla di circa 5 milioni di euro più una contropartita tecnica. Naturalmente siamo nel eh, periodo del mercato, pertanto ne sentiremo veramente tanto. Per il momento è tutto, io vi ringrazio, vi aspetto domani sera alle ore 21.30. Per il momento, forza Lazio e Laziale, bella gente.